Lei quello che ha detto è corretto, cioè oggi coniugare la competitività con il tema del payback diventa estremamente difficile. La competitività per l'industria è essenziale perché se non torniamo ad essere competitivi, noi operiamo in un contesto geopolitico che ci taglia sostanzialmente fuori da tutto quello che è attrazione di investimenti, di capitali, di talenti, no? Che l'Italia ha sempre avuto anche grande capacità di sviluppo di tecnologie, di talenti, di attrarre la ricerca e tutte queste cose stanno ovviamente venendo meno. Che cosa serve? È evidente che per tornare ad essere competitivi servirebbe una politica industriale, no? Che in qualche modo faciliti il rientro dei capitali, faciliti il rientro dei talenti e possa in qualche modo aiutare l'industria a fare quello che sa fare, cioè produrre innovazione. Oggi questo purtroppo non c'è. Io dico sempre che siamo all'interno, no? Di una tempesta perfetta perché oltre al payback abbiamo anche lo 0,75. E operiamo in un contesto di gare che chiaramente tengono il prezzo fisso perché sono contratti stipulati da anni, dove però noi abbiamo un contesto geopolitico con due guerre in corso che hanno portato all'aumento dei costi di produzione e della logistica di oltre il 30% con dei prezzi che sono fissi. Tutto questo è assolutamente insostenibile. Il payback si va ad aggiungere come un macigno. Non è un danno solo per l'industria del dispositivo medico, ma è anche un danno chiaramente indiretto sugli operatori sanitari che si troveranno con tecnologie chiaramente meno avanzate, e questo è già un dato di fatto. E soprattutto, in ultima battuta, pensiamo che c'è sempre un paziente che riceverà chiaramente delle cure di minore qualità. Presidente, approfitto, l'innovazione è un fattore chiave. Si ha la sensazione che in Italia ci sia un iter troppo farraginoso per arrivare ad introdurla effettivamente in una operatività e anche in questo caso si perde di competitività forse nei confronti di sistemi più snelli? Il nemico della competitività è proprio la lentezza, nel senso che noi oggi abbiamo nella fase pre-marketing tutta una serie di regolamenti che dobbiamo rispettare per portare sul mercato dispositivi di sicurezza e su questo siamo assolutamente d'accordo, cioè non siamo un'industria che vuole dispositivi non sicuri, ma la sensazione è che viviamo in un mercato iperregolamentato, che quindi regolamenta ancora prima di favorire l'innovazione. La stessa cosa sta succedendo per l'intelligenza artificiale. Abbiamo una Artificial Intelligence Act ancora prima di aver sviluppato realmente intelligenza artificiale. È chiaro che se una tecnologia, prima di essere messa sul mercato, ci impiega 24-36 mesi per ottenere la marchiatura CE, quando arriva sul mercato è già sostanzialmente vecchia. Perché noi abbiamo sostanzialmente un turnover delle tecnologie di circa 3 anni, quindi se già ci metto 3 anni per arrivare sul mercato, questo chiaramente è un ostacolo all'innovazione, un rallentamento all'innovazione che fa fatica ad arrivare al paziente.